Vorrei ripercorrere un po' la storia nostra politica rispetto a Roma TPL. Io ricordo quest'estate quando in questa sala qui accanto, la sala delle bandiere, abbiamo votato la costituzione delle varie commissioni. Nel momento in cui è stata costituita la commissione mobilità, noi consiglieri di maggioranza siamo usciti, ci siamo messi in un angolo e abbiamo scritto la prima lettera ed era su Roma TPL. Da allora non ci siamo più fermati. Abbiamo seguito con molta attenzione questa vicenda. Noi sappiamo perfettamente che i lavoratori con estrema fatica tutti i giorni si alzano, vanno al lavoro e devono rispettare delle regole, perché giustamente devono rispettare delle regole, ma queste regole non sono unilaterali. Queste regole devono essere rispettate anche dall'azienda. Per cui in tutta questa vicenda noi abbiamo ragionato moltissimo, abbiamo avuto moltissime interlocuzioni con l'azienda. I lavoratori hanno fatto una gran fatica in tutto questo periodo e noi lo sappiamo che hanno fatto una gran fatica, ma c'è una cosa che ha infastidito in modo particolare noi e soprattutto loro, è che troppe volte non gli è stata detta la verità rispetto alle criticità che c'erano, perché queste persone che stanno qui sono molto responsabili. E loro, se gli veniva detta la verità rispetto al pagamento e non come è accaduto a fine marzo, si è detto qualche giorno e poi si è detto a Pasqua vi diamo un anticipo ed è arrivato dopo a chi 4,50, a chi 6,50 e a chi niente, e poi viene detto il 5 di maggio e non viene rispettato. Questa cosa oggettivamente ha creato un clima pessimo e loro hanno tutte le ragioni del mondo. Quando ci vengono a lamentarsi di questo, oggettivamente noi non possiamo non dargli ragione, perché se gli veniva detta la verità rispetto alle criticità dell'azienda, noi sappiamo che abbiamo anche delle persone molto responsabili. Per cui noi non siamo più disposti ad accettare i mancati pagamenti degli stipendi. È successo quando noi siamo arrivati qua, ci siamo messi al lavoro per cercare di capire che cosa fare. È risuccesso un'altra volta. A questo punto noi stiamo attivando tutte le procedure per chiedere all'azienda gli IBAN, perché al primo giorno di mancato pagamento dobbiamo intervenire noi e non possiamo fare altrimenti, perché non lo possiamo permettere per loro e per il servizio dei cittadini. Per questo motivo io vorrei a questo punto chiudere questo intervento ricordando una vicenda che è stata ricordata anche dai due interventi che è stata fatta qui in aula. L'azienda lo sa quante volte noi siamo intervenuti sulla storia dei 9 lavoratori licenziati da Autoservizi TPL. Noi abbiamo subito scritto una lettera all'azienda. Abbiamo chiesto il rispetto della sentenza e ci è stato risposto in maniera, diciamo così, non corretta, ma più volte abbiamo chiesto all'azienda di poter rispettare questa sentenza. Ora, in questo periodo in cui c'è stata, questa situazione finanziaria, siamo tornati un po' indietro, ma non l'abbiamo dimenticata. Ora che abbiamo proceduto al pagamento, chiediamo il rispetto di quella sentenza. Quei 9 lavoratori devono essere reintegrati. Grazie. Siamo molto soddisfatti di poter comunicare il reintegro dei 9 lavoratori licenziati da Autoservizi TPL, una società del consorzio Roma TPL che gestisce una parte del trasporto romano. Questo in base ad una sentenza del giudice del marzo 2016. Noi come Commissione Mobilità da subito ci siamo occupati di questo caso, ma le difficoltà che ha attraversato il consorzio hanno fatto sì che ci fosse un ritardo nel rispetto di questa sentenza. Però ce l'hanno ricordato i lavoratori nel consiglio del straordinario del 9 di maggio e noi abbiamo da quel momento dato subito un'accelerazione e possiamo finalmente dire che i lavoratori hanno ripreso servizio. Per quanto ci riguarda, continueremo a monitorare la situazione di Roma TPL per il rispetto degli impegni presi e per la qualità del servizio offerto alla cittadinanza.